abbiamo una colonna di dati, per esempio orari, triorari, sei orari, eccetera, eccetera, su una curva di Gödel. Di nuovo i metodi che vi vado ad insegnare sono del tutto generali, non sono gli unici metodi, ci sono variazioni su questi metodi e questi metodi sono, diciamo, i tre più importanti. Il primo si chiama metodo dei minimi quadrati e voi lo conoscete in generale, ma dopo ve lo ricordo. Il secondo si chiama metodo dei momenti e probabilmente anche questo lo conoscete. Forse non ne avete mai non ci avete mai fatto caso e non lo avete categorizzato, ma lo conoscete già anche il metodo dei momenti. Il terzo è il metodo della massima verosimiglianza, che è possibile che voi non abbiate visto in precedenza. Consideriamo una serie di misure H1 HN che costituisce il nostro campione di dati. Il metodo dei momenti consiste nel calcolare i momenti del campione, per esempio la media mu h delle misure e la deviazione della varianza e la deviazione standard delle misure. Questi sono algoritmi che ci sono noti, che io vi ho ricordato nella parte di statistica, e in generale possiamo calcolare il momento tiesimo del campione. Somme di 1 su n meno 1 per x alla t, cioè dx alla t. Allo stesso modo, io, se ho un modello probabilistico, ho la distribuzione di probabilità pdf di h dipendente da un certo numero di parametri, ce l'ho nota. Poi andiamo a fare l'esempio con la curva di Hilbert, ma il procedimento è del tutto generale. Il valore atteso, che prima peraltro vi avevo spiegato anche a parole, ha questa definizione: il valore atteso di h è h per la pdf di h. Si può dimostrare che nel caso che un campione sia composto da un numero infinito di elementi, la definizione standard che noi diamo in statistica come sommatoria diventa questo tipo di integrale. Questo è il momento del primo ordine. Il momento centrato, in questo caso di ordine chiesimo, si ottiene moltiplicando la pdf per h meno il valore atteso, cioè si sottrae la media ad h e si fa il valore atteso di questo elemento h meno e h di elevato però alla t. Questo è il momento tiesimo. Se mettiamo 2, questa è la varianza. Allora, in funzione di queste funzioni possono essere abbastanza complicate. Per esempio qui si può apparire la funzione di distribuzione di Gödel, che è 1 su b e alla meno x meno a diviso b per e alla meno e alla meno x meno a diviso b, tanto per dirvela. Dopo la calcoliamo integrata su h. Allora, qualcuno particolarmente dotato in questo senso riesce a fare questo integrale analiticamente, e quindi che cosa ottiene qui? Qui ottiene una funzione dei soli parametri, perché l'operazione di integrazione fa scomparire la h. Chiudete le porte, per cortesia. In generale, di quante integrazioni di questo tipo ho bisogno? Ne ho bisogno di tante quante sono i parametri che compaiono nella curva che voglio interpolare. Cioè, se per esempio ho una curva ad un parametro, mi basta calcolare solo il primo momento. Se ho una curva a due parametri, calcolo per esempio la media e il valore atteso e la varianza della popolazione in questo caso. Dopodiché, il metodo dei momenti consiste nell'eguagliare l'espressione analitica
che io ho tenuto qui, come da questo integrale, avendo effettuato questi integrali, con il valore che di media e nel nostro caso anche di varianza che ho ottenuto dal campione, cioè quello che ho scritto qua. Questa è un'espressione analitica, questo è un numero che io ho ottenuto dal mio campione. Uguagliare il momento del campione al momento della popolazione è un modo breve per dire in che cosa consiste il metodo dei momenti. Nel caso della curva di Gumbel, l'espressione analitica del primo momento, che cos'è? Del valore atteso, è quella che vi ho mostrato prima, B gamma più A. E allora qui finalmente queste cose che mi si incrociavano nel cervello, perché le ho spiegate così, prendono una forma pratica. L'espressione analitica del primo momento è questa. L'espressione analitica della varianza è questa, b quadro pi greco al quadrato diviso 6. E come vedete, esattamente come vi ho detto prima, queste espressioni analitiche sono una funzione dei parametri a e b. Qui invece ho dei numeri, per esempio media 38 mm nel nostro caso e varianza che ne so 15 mm. Sto tirando dei numeri a caso. Questo costituisce un sistema di due equazioni e due incognite. Il sistema di per sé potrebbe essere non lineare in generale, e anche qui è non lineare, però qui la non linearità è banale ed è facilmente risolvibile. Due equazioni e due incognite comunque sono un buon ingrediente per avere delle risposte sui parametri. E quindi noi risolviamo quelle equazioni e troviamo i parametri necessari. Poi lo facciamo in pratica. Adesso pausa di 5 minuti.